stata una cosa che mi ha molto molto affascinato. Sono stato per 3 mesi in un ashram senza che nessuno praticamente sapesse chi ero stato. Terzani non fu molto conosciuto in Italia durante la sua attività giornalistica, poiché la testata per la quale lavorava principalmente era un periodico tedesco, Der Spiegel, anche se scrisse saltuariamente per molte testate italiane come L'Espresso, Il Giorno e La Repubblica, ma oggi è riconosciuto quale uno dei massimi scrittori italiani di viaggi del XX secolo, appassionato cronista del proprio tempo, entusiasta ricercatore della verità degli avvenimenti, dei suoi protagonisti e degli uomini suoi compagni di viaggio fisico e spirituale. Una mente tra le più lucide e progressiste non violente di inizio XXI secolo, e a lui sarà intitolato uno dei luoghi di aggregazione più importanti di Terra Nuova Bracciolini, il parco pubblico attrezzato, divenuto nel tempo un contenitore importante di riflessioni, dibattiti e semplici incontri tra la gente della cittadina valdarnese, soprattutto dei giovani. Ad annunciare la novità è stato l'assessore del comune Barbuti. Il 18 aprile prossimo, a partire dalle ore 15, si terrà la cerimonia di intitolazione del parco di Viale Europa al geniale giornalista fiorentino, profondo conoscitore del mondo asiatico e fermo sostenitore delle idee di libertà e delle lotte civili. Niente, ero a Nam, non si sapeva da dove venivo, dove andavo, e questo è stato un buttare alle ortiche una cosa come un vestito che ti sta stretto. Scomodo personaggio di un'Italia che ancora deve crescere in tema di diritti sociali e civili, Terzani trova nei suoi viaggi all'estero la massima espressività, lasciando alle giovani generazioni una testimonianza divenuta poi una mission. Davvero originale l'accostamento del parco pubblico attrezzato di Terra Nuova, appunto coacervo di idee e presenze poliedriche, al giornalista toscano che si è spento 11 anni fa, lasciando dietro di sé un messaggio unico ed inequivocabile. L'omaggio di Terra Nuova all'autore dei libri come La fine e Il mio inizio ci sembra un segno di forte riconoscimento e di voluta connotazione per un luogo di aggregazione che ha ancora voglia di respirare, di guardare oltre l'orizzonte e di raccontare la sua storia. Scriveva infatti Terzani in una sua celebre frase: ormai mi incuriosisce di più morire, mi spiace solo che non potrò scrivermi.